Dunque il Pescara ha rotto gli indugi e ha ingaggiato il portiere Di Gennaro, classe 93, scuola Inter, ultimi due anni a Catanzaro. Arriva da svincolato, contratto di un anno con rinnovo automatico in base alle presenze, 60%. Due anni fa, alle dipendenze di Auteri in Cina, il Catanzaro, Raffaele Di Gennaro, 28 anni, il prossimo 3 ottobre, ha collezionato 119 presenze in B con Cittadella, Latina, Ternana e Spezia. Dopo il campionato con i Liguri torna all'Inter. Il 3 settembre 2018 viene inserito nella lista Champions come quarto portiere. A fine stagione rimane svincolato. Il 13 agosto 2019 firma un contratto biennale col Catanzaro in Serie C. Per il portiere originario di Saronno, provincia di Varese, 3 presenze nella nazionale Under 20 e una nella selezione Under 16. Nelle immagini con la maglia del Catanzaro, penalty parato a Bombaggi nella prima giornata del campionato 2019-2020. Particolarmente sfortunato nel match di ritorno gennaio 2020, quando si scontra con lo stesso Bombaggi su cross di Cancellotti, procurandosi un trauma cranico e un guaio alla spalla, circa 3 mesi di stop. Il Teramo si impone 1-0, gol di Bombaggi, Grassadonia esonerato, sulla panchina calabrese torna Gaetano Auteri. Lo scorso anno parte alle spalle di Branduani, a gennaio si riprende le chiavi della porta e non le lascerà più, 22 presenze in altrettante gare, playoff compresi. Resta in piedi l'ipotesi Mirko Pigliacelli, ma l'operazione non sembra così agevole. La società ha formulato un'offerta al Craiova, proprietario del cartellino. In tarda mattinata il club rumeno ha inviato una controproposta. Si continua insomma a trattare. Nel frattempo è arrivato dal Pisa il difensore centrale Gianmarco Ingrosso, classe 89, percorso inverso per il promettente SEC, classe 2004. Obiettivi in entrata: un esterno d'attacco, un centrocampista, Busellato partirà, un difensore centrale, un laterale mancino, Senzita saluterà. Inoltre, Matteassi vuole dare a Gaetano Auteri un'altra punta centrale.